Vediamo un attimino una difesa un pochino più aggressiva. Cosa diciamo in difesa? Io personalmente, se incontro una situazione di questo tipo in attacco, chiedo a lui di stare qui un piede dentro, un piede fuori, e nel momento in cui lì c'è aggressività, vieni dentro. Io sono il responsabile di questo taglio. Io sono pronto a mettermi col corpo, a prendere il fondamento, a dare una manata, a fare la difesa corretta. Ok? Quindi sicuramente lì c'è aggressività, io faccio questo, così come questo giocatore che è qui può aprirsi con un movimento diagonale, pronto a fintare, essere pronto a intasare questo spazio. Ok? Adesso vediamo un attimo. Vai, torna a fare. Lo prepari, usa il fronte di aiutare, vediamo se riesci a fare la palla. Vai. Vedi aggressività. Lì. Ok, benissimo. Ok. Avete visto che ha fermato il cuore dentro e ha perso la palla. Ok? Quindi non è per niente scontato tenere il palleggio qui. Ok? Quindi la cosa che chiedo è non fermarsi. Ok, e al tempo stesso devi vedere. Tu fai due passi da aiuto e ok? Ma è proprio questo, guarda. Vieni, fai questo. Uno, due, tre, fine. Ok, vai, falla. Prepara il blocco. Vai. Blocco così. Ok, stop, vedete? Abbiamo messo dentro un meccanismo di recupero e lui non è riuscito a beccare il nostro punto. Allora vediamo come si mette. Bene, tu in difesa ti metti aperto così, ok? Non stai in anticipo, sei qui, ok? Pronto ad aiutare. Benissimo. Tu vedi che lui non ti anticipa, sei pronto a fare un passo verso lui. Ok? Sei. Bene. A te dico, occhi alti, non fermare il palleggio e guardate il centro dell'area, cerca di vedere qui. Il passaggio preferito è quello. Ok? Questo, pum, subito, lì. Automaticamente tu, appena ricevi il pallone, sei pronto a fronteggiare e sei pronto a chiudere la triangolazione con lui. Se lo chiudo, cercherai un passaggio comune. Devi capire dove lo vuoi. Ok? Vai, prepara il blocco. Vai. Lì. Ok? Tu. Ok, torni indietro. Bene. Tu tagli dietro forte e prendi posizione. Lui in lungo. Vai. Blocca. Ok. Va, gira il ferro. Ok. Gira il ferro. Benissimo, il suo uomo è là, ok? Quindi sei pronto, se la palla va lì, vai, sei pronto a fermare il taglio e prendere posizione, ok? Se la palla va là, sei pronto a prendere posizione. Tu vuoi la palla, fermi, interrompi il taglio dentro là, ok? Vai, preparalo pure, vai, lì, ok, bene, perfetto. Torni indietro. Ok, l'abilità, la madre di tutte le abilità, ed è un punto importantissimo di cui ragionare su come svilupparla, è la capacità di chi riceve la palla di riconoscere i passaggi liberi, di riconoscere la scelta da fare, dove passare la palla, se tirare o penetrare. È la madre di tutte le abilità. Perché questo ti aiuta a scegliere. Questo giocatore che ha ricevuto il pallone, dai, gioca il pick and roll, fallo da lì, fai esattamente quello che avete fatto, vai, ok, stop, ok, fotografo, fermo lì, il tuo uomo dov'è? Lì, bene, il tuo uomo dov'è? Là, tieni, lui, e tu l'hai fatto lì, ok, bene. Questo si chiama vedere,
riconoscere in anticipo e passare la palla appena riconosco, mantenendo il vantaggio. Ok? Io sto per ricevere, usando la vista, quindi lo vedo, vedo quello che si sta sviluppando, quando mi arriva la palla possibilmente bene, io so già che è bene, perché vedo quello che succede, riconosco, osservo, riconosco e in anticipo scelgo, mentre mi arriva la palla, so già che la passerò, so già che farò questo. Così come lui che riceve, mentre sa per ricevere, sa già che tirerà probabilmente, perché ha un mandato, ok? E questa è un'abilità decisiva da allenare, e non è semplice, ok? Vediamo ancora, vai, 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 pronto, sei pronto? E la difesa aggressiva, bene, devo insegnare a lui a tenere il palleggio vivo in difesa, ok, stop, benissimo. Devo far capire a lui che questo è il passaggio prioritario, perché in questo modo recupera su di me, recupera sul tuo uomo, si crea questo bellissimo triangolo che può portare a chiudere dei calci facili nella palla, ok. Sai? Perfetto. Dico di più, che mi può portare a completare il rimbalzamento. Ok. Vieni, vieni, vieni. Dico ancora di più, mentre tu stai recuperando, taglia dentro, tu in difesa, aiuta tu su di lui, aiuta tu su di lui, no, vieni dentro su di lui. Ok. Adesso chi è libero? Tu non hai me. Lui. Quindi c'è questo skip che crea dei tiri, delle penetrazioni, prendi posizione dentro, ok, un'altra triangolazione dentro. Perfetto. Bene, soffermiamoci un attimo su questa, cosa fare? Dai una grande mano quando la palla va lì, ok? Vediamo se legge quel passaggio. Vai, 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 aggredisci, lì, 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 eccolo, prendi posizione, ok. Ok, cosa fa? Avete visto cosa è successo? Con i giusti concetti della loro testa hanno usato la circolazione di palla per creare uno spazio per la ricezione dentro. Rivediamolo ancora, vai, 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 lì, 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 ok, perfetto, bene, ok. Questa è l'abilità grande, ci sono delle sottoabilità che però bisogna che noi padroneggiamo per portare i giocatori a padroneggiare la grande abilità. E queste sottoabilità sono abilità di passaggio. Questo giocatore che riceve la palla. Ok, vai bene. Bene, per passare la palla là, dobbiamo sapere, noi sapere, che tipo di tecnica di passaggio mi serve. Nel momento in cui io so che tecnica di passaggio mi serve, la trasmetto all'atleta e lo alleno affinché lui lo sappia fare, ok? Quindi il mio sapere deve far sì che io poi lo alleni e lui lo sappia fare sul campo. E la tecnica di passaggio è un